è il mezzo di comunicazione più utilizzato al mondo. WhatsApp raggiunge i 2 miliardi di utenti e promette più sicurezza e privacy. Giacomo Segantini. Ha solo 11 anni una bambina, eppure ha cambiato il nostro modo di comunicare spazzando via i vecchi SMS. Per diffondersi le è bastato il passaparola. È gratis, serve solo una connessione a internet. È semplice, il design praticamente lo stesso dalla nascita. Niente annunci pubblicitari. Facebook, che l'ha comprata nel 2016 per 19 miliardi di dollari, ci aveva pensato, ma per fortuna ha desistito. Più di 2 miliardi di utenti in tutto il pianeta, un successo incredibile, ma anche grandi responsabilità. Innanzitutto quella di assicurare conversazioni veramente private. Il riferimento dei vertici è alla crittografia, il sistema che codifica la trasmissione di un messaggio tra chi invia e chi riceve per evitare che qualche ficcanaso riesca a leggerlo. Una funzione che non piace a molti governi, secondo cui la mancanza di un passepartout impedisce di capire quando WhatsApp viene usata per scopi criminali. Senza contare i software spia che sfruttano proprio le falle dell'applicazione. Chiedetelo a Jeff Bezos, essere l'uomo più ricco del mondo non lo ha salvato da un hackeraggio originato, secondo gli esperti, proprio da un video su WhatsApp. C'è un deposito segreto della sovrintendenza.